Ultima giornata del girone di andata per il girone C della prima categoria. E le prime, come se si fossero un po' girata la voce, hanno rallentato un po' tutte. E c'è stata la prima sconfitta per il guardavalle nell'anticipo di Lamezia, 2-1 contro la Promo Sport, eppure la squadra di Calabrese si era portata in vantaggio con Canino, ma poi è stata rimontata nel corso della gara. Dicevamo prima la sconfitta, ma non fanno meglio le inseguitrici, perché è pur vero che Real Pizzo e Episcopio avevano lo scontro diretto, hanno pareggiato 1-1 alla fine con il vantaggio iniziale del Episcopio e poi il pareggio del Real Pizzo. L'unica che delle quattro di testa che è andata a vincere sempre sabato a Montepone, il Real Pargheria 2-1, anche in questo caso la vittoria della squadra in trasferta, e la possibilità proprio per il Pargheria mercoledì di recuperare la partita contro l'ultima in classifica, il Real Mileto, e riportarsi a 31 punti raggiungendo il Episcopio e scavalcando il Real Pizzo. Quindi, come vediamo, le prime quattro di testa stanno in pratica ravvicinandosi tra di loro nella classifica. Adesso 33 per il guardavalle, Episcopio 31, 29 Real Pizzo e Pargheria, abbiamo detto 28, ma un potenziale 31 con la vittoria ipotetica contro l'ultima in classifica del campionato. Più staccate è il Pino Donato Taverna, un Pino Donato Taverna strano, una squadra che fa tantissimi gol, è il migliore attacco del campionato con 35 punti, ma una difesa addirittura che ne ha 23, subite 23. E poi, cosa strana, è una squadra che vince con le stesse partite che vincono le prime 4, ma ne perde 5, in pratica vanificando tutto quello che riesce a fare nelle vittorie con i pochissimi pareggi e le molte sconfitte, perché è una delle squadre che ha perso di più, specialmente di quelle nella testa della classifica. Risale la Promo Sport che si trova a 23 e quindi completa il lotto delle squadre che mirano alla promozione, se non proprio diretta, quantomeno attraverso i play-off. Per il resto del campionato, della categoria, dai 19 punti della Rombiolese ai 6 punti del Real Mileto, però deve recuperare una partita, come dicevamo, c'è da lottare per le zone basse della classifica. E se le ultime tre, Real Mileto, Prasar e Comprensorio Corace, hanno maggiori difficoltà rispetto alle altre, Bartelletto, Borgia, Rosarnese, lo stesso Real Montepone e la città di Soverato devono stare attenti, anche se hanno un buon margine rispetto alle altre che sono in fondo alla classifica. Per questa giornata la città di Soverato non è andato al di là del pareggio contro la Prasar, era un'occasione buona per la squadra soveratese di risalire in classifica, ma poi dopo il gol iniziale è stata raggiunta dalla squadra in trasferta. Vince il Real Mileto in effetti questa sua prima partita del campionato 3-0 contro il Martelletto e quindi inguaia appunto la squadra di Settingiano. La Rombiolese fa un 7 contro il Comprensorio Coraggio, che dopo l'abbandono di Bellini si è trovato in caduta libera e rischia adesso di compromettere tutto un campionato. Quindi alla fine appunto abbiamo già accennato la vittoria per 5-2 del Pino Donato Taverna a Rosarno, e quindi un campionato che finisce questo girone di andata con quattro squadre che lottano per cercare di avere la meglio con le altre.